Giornata storica oggi per l'Ital ciclismo. Filippo Ganna ha fatto il record dell'ora. Oggi 8 ottobre 2022 con 56 km e 792 metri. Il posto è lo stesso di Dan Biegam Grenchen. Non è durato che 2 mesi l'ingegnere della Ineos. Ha battuto sia Dan Biegam che Chris Boardman. Battere Dan Biegam ci sta, ma battere l'ex ormai miglior prestazione umana sull'ora non era così scontato. Anzi, i 56 km e 375 metri di Manchester del 6 settembre 96 era un miraggio per qualsiasi altro ciclista. Campenaerts era arrivato a 1 km, Wiggins anni fa arrivò a quasi 2 km da Boardman, sembrava insuperabile. Quel record di ormai 26 anni fa, ormai ex record, perché Ganna detiene sia record dell'ora che la miglior prestazione umana sull'ora. Va detto che all'inizio Ganna sembrava un po' imballato, incartato, aveva 3 secondi di svantaggio su Dan Biegam. È arrivato addirittura a 3 secondi e 7, 3 secondi e 8. Poi ha cominciato a mulinare le gambe e la sua bici da 75.000 euro ha fatto il resto, portando lui e l'Italia davanti a tutti nel ciclismo e nel record sull'ora. L'altro italiano era stato Francesco Moser, che con i suoi 51 e 151 di Città del Messico aveva aperto un'era, l'era degli Aubry, dei Boardman, degli Indurain, poi tutti i record cancellati per bici irregolare, appunto c'è questa distinzione. Merckx, ad esempio, ebbe il 25 ottobre 72 l'ultimo record valido del secolo, per poi passare a Boardman il 27 ottobre del 2000. In mezzo c'è Moser, Aubry, Boardman, Indurain e Rominger. E Ganna, quest'oggi, li ha battuti tutti. Un'ottima giornata sia per lui, sia per l'italciclismo, che sia magari di buon auspicio per i mondiali, in pista. Record battibile? Per il momento penso proprio di no, perché solo uno come Filippo Ganna poteva battere un certo Chris Boardman nel 96, in cui lui vinse pure l'oro olimpico. Passa da oro olimpico Chris Boardman a oro olimpico Filippo Ganna, il titolo dell'ora. Certo, potrebbe anche fare 57, perché è arrivato a 200 metri, a 208 metri dei 57 km, ma questo vorrà dire altro allenamento per Filippo.